Allora, il CNUIP è nata dalla fine di una prima esperienza che era cominciata nel 1998 di un piccolo ristorante dove avevamo una cucina che cambiava di settimana in settimana con dei viaggi culinari. E cambiando da nazione a nazione, e quindi diciamo dalle cene di quello che si chiama Knulp, proprio perché Knulp è questo personaggio del romanzo di Romanes che racconta un po' la storia di questo vagabondo, per cui con questo vagabondo culinario che c'era nell'idea della cucina di quel locale, abbiamo mantenuto il nome perché comunque ci piaceva, e anche perché così per ricordare un po' il posto come un posto di vagabondaggio in cui la gente viene, legge, mangia, beve, guarda e se ne va. Ovviamente avevamo un nucleo iniziale che era fatto da me, dai miei due soci, da Marino e Max, e l'attività è cresciuta, abbiamo già deciso dall'inizio di fare l'esposizione dei quadri, e la musica, il cinema, era sempre nell'idea iniziale. Dopo, trovandoci molto noi tre come lavoranti del posto, impegnati con quello che lavoro, quindi proprio nel senso stretto del termine, abbiamo avuto pure la necessità di delegare un po' quello che riguardasse poi il resto delle attività. Mi chiamo Nanni Spano, sono presidente dell'associazione culturale dei Dreaming Project e collaboriamo con il CNULP da circa 4 anni. Noi abbiamo anche una piccola galleria che è proprio qui in centro storico in Città Vecchia, che si chiama appunto Galleria Metro Cubo CNULP. Il CNULP da parte sua aveva un po' di difficoltà a gestire le persone che venivano a proporsi e ha deciso di mettere noi come filtro, diciamo. Organizziamo quelle che sono le mostre all'interno del locale. E ci permette di presentare in realtà 12 artisti all'anno. Contando le collettive magari di più, però diciamo di fare almeno 10 personali all'anno. Al giorno d'oggi fare una personale di un artista in una galleria è tutto un altro concetto. Si parla del business dell'arte, viene a vedere la mostra una persona su 200.000 che entra in galleria, questo invece è un locale pubblico, la gente entra, appunto. Abbiamo deciso un po' per gioco di fare questa cosa. Il bar in sé è un posto, secondo me, dove le persone si rilassano, passano un po' di tempo, avere dei libri a disposizione ben venga, così puoi tranquillamente passare il tuo tempo a leggere qualcosa o comunque a pensare, a riflettere, e le illustrazioni poi insomma si coniugano, a mio avviso, molto bene qui in questo contesto. Io sono rimasto affascinato dal trovare i libri in un bar, entrare e vedere i libri. Infatti io guardo prima i libri e poi le mie foto, perché cioè, per me è una cosa nuova, è un punto di ritrovo. Questo è un ambiente non formale ma comunque serio, sì. Chiamarlo bar è assolutamente riduttivo, non è un bar, è un bar, libreria. Punto culturale, sta diventando anche da circa un anno, come dire, un ritrovo per concerti. Appena finito la stagione adesso, organizzano un concerto alla settimana, che è un'opera veramente, un'impresa, io non so come fanno, un'impresa titanica. Io sono Enrico Malusà e coordino l'attività del Circolo del Jazz Thelonious, che svolge appunto la sua attività all'interno del CNUR, siamo ospiti del CNUR. Io mi occupo ad esempio qui anche della programmazione cinematografica, perché c'è anche un circolo, Circolo Metropolis, che fa questa rassegna cinematografica, e appunto il jazz. Noi abbiamo iniziato l'attività 3 anni fa, sinceramente non avrei mai pensato di raggiungere tanti musicisti importanti anche a livello mondiale. Abbiamo avuto, insomma, la risposta della gente c'è, perché siamo tra l'altro
l'unico circolo, l'unica realtà culturale che fa una stagione di jazz a Trieste. Ce n'era anni fa un altro circolo, ma non esiste più, quindi abbiamo riempito questo buco, ecco, diciamo così. Secondo me facciamo una stagione, abbiamo da ottobre a maggio, è una cosa diversa, insomma, no? Però lo siamo riconosciuti, siamo un punto di riferimento, questo certamente ci gratifica, insomma. Diciamo che noi come trio siamo abbastanza solidi, nel senso che abbiamo suonato insieme molte volte. Sicuramente, sempre ritornando al fatto del locale, questo tipo di acustica, anche questo tipo di intimità aiuta molto a suonare meglio in alcuni casi, non sempre, poi dipende anche dall'approccio che c'è con la gente. Che musicisti famosi come Coltrane, insomma, preferivano comunque suonare in ambienti più piccoli e più intimi, perché dava la possibilità sicuramente di esprimersi meglio. Ma il musicista deve anche essere un po' come l'acqua, no? Deve prendere la forma del recipiente in cui si trovano. Cioè, stasera qui io ho suonato in una determinata maniera, perché appunto avevo degli stimoli per suonare in quella maniera. Fossi stato in una chiesa, suonavo in un'altra maniera, sì, senza modificare comunque la mia essenza così musicale. Per quanto riguarda l'intimità, la concentrazione, le finezze, un posto così aiuta molto. Sì, sì, meglio in ambienti più piccoli. Sì, sì, dimensioni comunque vuote. C'era, sì, Alexander Balanescu, abbiamo avuto l'anno scorso, la prima cosa ci ha detto: che bello stare a suonare in mezzo ai libri, insomma. Balanescu ha dato un personaggio di importanza notevole, insomma, a livello mondiale, insomma, che ha suonato in tutte le realtà possibili e immaginabili. Il club è una realtà molto particolare per Trieste, non c'è nulla di simile, non ricordo neanche ci sia mai stato qualcosa di simile. È nato da un gruppo di appassionati, sono tre, e devo dire che hanno fatto un lavoro splendido. E che ti dà la possibilità appunto di svolgere un'attività che in altri posti sarebbe assai difficile svolgere. Cioè, sento questo posto come un posto molto caldo, perché loro lo fanno così, sono molto accoglienti, il posto è molto accogliente. Perché oltre a questo ha anche il valore di essere il classico bar del quartiere. Sì, c'è un posto in cui la gente viene e si trova bene, si trova un po' casa sua, anche se si trova magari lontano da casa sua, ecco. E queste sono le cose interessanti. Chiavi alla mano. Non toccogliere.